Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni dei microfoni di Radio Gamma, che come ogni giovedì porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E oggi, vabbè, sono solo e vi parlerò, continuerò a parlarvi del crogiolo del male. Oggi nel crogiolo del male introdurremo il primo elemento. E la prossima volta lo stesso elemento che introduciamo nel crogiolo del male lo inseriremo nel crogiolo dello stregone all'interno dei quattro canti del mondo. Per cui alterneremo le trasmissioni con una volta trasmissione sul crogiolo del male e l'altra volta con lo stesso elemento nel crogiolo dello stregone all'interno dei quattro canti del mondo. Scusate, boh. Niente, prima di cominciare la trasmissione, vuoi parlare un attimino della trasmissione della volta scorsa? Durante la trasmissione della volta scorsa, io ho avuto un paio di scatti abbastanza determinati, sia io che Davis che stava con me. Uno riguardava una persona che aveva telefonato affermando che ribadendo il concetto di creazione come volontà esterna agli oggetti. Ora, noi abbiamo già ribadito un sacco di volte cosa ne pensiamo noi a proposito della creazione e della volontà creatrice. Per noi questo rappresenta la cosa più aberrante che esista, nel senso che parlare o pensare l'esistenza di una volontà esterna al mondo, esterna agli oggetti, una volontà che determina una verità, cioè che determina un pensiero, al cui pensiero le persone vanno soggiogate, vanno sottomesse, per noi è la cosa più squallida e scorretta che ci sia. Squallida e scorretta, tanto più che questo concetto non è un concetto naturale, un concetto sviluppato attraverso l'analisi, la critica, cioè attraverso uno sviluppo della persona, ma è un concetto frutto del condizionamento educazionale delle persone, cioè le persone vengono condizionate a servirsi a un padrone, per cui per espansione vengono condizionate ad asservirsi alla volontà creatrice, al Dio creatore. E per noi questo rappresenta la cosa più odiosa che esista in assoluto, cioè non esiste una cosa che sia peggiore di questa, in quanto questa sta alla base del concetto di male all'interno del paganesimo. Per cui ogni volta che noi ci troviamo davanti a questo tipo di affermazioni, pur comprendendo la loro origine, per noi è effettivamente una cosa cattiva, perché se, finché questo tipo di affermazioni le fa Wojtyla o lo fa i cardinali della CEI, bene, loro si immedesimano come Dio, loro si ritengono Dio in terra e tutti gli altri in ginocchio davanti a loro, per cui questo modo di essere è concepibile. Quello che invece è drammatico è quando questo modo di essere viene interiorizzato dalla persona, cioè quando le singole persone non solo accettano questo modo di essere, ma sono ferocemente decise a difendere il loro modo di essere assoggettate in ginocchio per poter garantirsi il fatto di poter continuare ad essere in ginocchio. Ed esiste tutta una gerarchia di personaggi pronti a fare questo, pronti a determinare questo. Chiaramente questo ha la nostra opposizione, perché queste persone sono le stesse che organizzavano i roghi, sono le stesse che organizzavano i linciaggi, sono le stesse che hanno appoggiato la nascita del nazismo, sono le stesse che hanno costruito la distruttività umana, e non solo la distruttività perché sono andati a distruggere, ma per predisporre le persone ad essere distrutte. La stessa cosa, lo stesso discorso vale per quanto riguarda i missionari. Il cosiddetto coraggio dei missionari poverini che vanno in Africa da questi poveri affamati. Allora, la gente affamata in Africa c'è perché sono andati i missionari. I missionari in Africa hanno un solo scopo, quello di mantenere e nutrire la miseria. Dal punto di vista etico e morale, i missionari cristiani, cattolici e protestanti sono in realtà dei vigliacchi perché scappano dalle condizioni, dalle contraddizioni che creano la miseria, per poter continuare a nutrire la miseria. Per cui loro scappano dall'Italia, vanno in Africa da questi poveracci e con il potere che hanno dall'Italia, cioè con i soldi che ricevono dall'Italia, loro continuano a coltivare la miseria. Per cui quando c'è qualche ribellione, qualche missionario perde la testa, noi comprendiamo benissimo, e questo vale come risposta anche a quella persona, ma tu concepisci la pena di morte?
non è la pena di morte che io concepisco, è il diritto alla libertà. E qualche volta il diritto alla libertà è un diritto estremamente pesante, estremamente duro, estremamente determinato. Pertanto, i missionari sono effettivamente una banda di vigliacchi. Sono vigliacchi dal punto di vista religioso, dal punto di vista etico e dal punto di vista morale. La loro responsabilità è consistita nel fare 400 milioni di schiavi dall'Africa, è consistita nella distruzione sistematica di tutte le popolazioni dell'America Latina, è consistita nella distruzione sistematica di tutte le civiltà, nell'incendio dei libri, nella distruzione delle statue, nella distruzione dei villaggi e così via. Questo è ciò che fanno i missionari. Per cui, quando Wojtyla chiede scusa soltanto per ricontinuare a fare questo. Ricordo sempre che Wojtyla è stato uno degli organizzatori della mafia, dei medici in Polonia affinché le donne non potessero abortire. Naturalmente questa organizzazione mafiosa, lui l'ha mascherata dietro il pensiero, dietro le opinioni, dietro la morale religiosa, però in realtà è solo un'organizzazione mafiosa. E questo è per quanto riguarda tutto quello che è successo l'altra volta. Chiaramente, davanti al male ha una risposta determinata. Noi non possiamo fare a meno di questo, cioè noi non possiamo accettare o appoggiare la distruzione dell'umanità, comunque, sempre, in ogni caso. Per quanto riguarda la prossima trasmissione, dove dovrei parlare del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, stavo pensando di invitare in trasmissione amica Roberta. Cioè Roberta ha chiesto di poter fare un contraddittorio, un confronto in trasmissione. Se non ci sono problemi, se Francesco è disponibile, eccetera, io gli telefonerei alla Roberta e gli chiederei di venire in trasmissione. Chiaramente se può venire, bene, altrimenti faremo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Per cui vedremo la disponibilità di questa persona e la disponibilità che ha l'istituto, ma penso che comunque non ci siano problemi. Bene, oggi mettiamo il primo elemento all'interno del crogiolo del male. Oggi parleremo del pensarsi ed iscriversi al centro del mondo. Cosa abbiamo compreso nel meccanismo dell'educazione? Il bambino nasce, ma non si trova davanti a un mondo vergine. Si trova un sistema sociale ben definito e retto da un comando sociale che intende perpetuare se stesso attraverso l'azione sul nuovo nato. Il sistema sociale riproduce se stesso nei confronti del nuovo venuto. Il sistema sociale si ritiene Dio padrone, divenuto perfetto ad immagine e somiglianza di Dio, e intende costruire il nuovo nato su immagine e somiglianza. Egli concepisce se stesso come creato, mentre riconosce il nuovo nato una trasformazione. Una trasformazione il cui scopo è quello di integrare il nuovo nato, incorporandolo in se stesso in maniera funzionale. La prima cosa che il bambino deve imparare è pensarsi ed iscriversi al centro del mondo. Nel crogiolo dello stregone questo elemento è togliersi dal centro del mondo. Per far questo, il sistema sociale deve insegnargli la ragione all'interno della quale circoscrivere se stesso. Le fasi di crescita che abbiamo elencato nei capitoli precedenti ci aiutano a comprendere come avviene questo. C'è un modo affinché questo, una volta avvenuto, non abbia la violenza e la totalità assoluta dell'assoggettamento, ed è quando i genitori o parte del sistema sociale si educhi in continuazione. Quando cioè non è il bambino che deve essere educato, ma è l'adulto che continua il suo processo di espansione e dilatazione della sua coscienza, della sua consapevolezza e del suo sapere nel circostante, e il bambino, crescendo ad immagine e somiglianza di quel fare, lo imita. La circoscrizione della ragione in quel caso non è dunque violenta, ma è funzionale a costruire la base della vita, consentendo al nuovo nato di esistere e modificarla eventualmente con una certa facilità. In altre parole, è uno strumento a disposizione del bambino e non pretende di soggiogare il bambino a se stessa. Ciao Davis. Come si costringe il bambino a considerarsi al centro del mondo? Non è difficile,
almeno apparentemente, in quanto è elemento estensivo dell'assolutezza della famiglia come nucleo impostosi all'interno del sistema sociale. In pratica, la famiglia intende se stessa centrale, come nucleo centrale a se stessa, piega a se stessa ogni nuovo nato. In altre parole, il nuovo nato è già inteso come patrimonio e ricchezza della famiglia. Non è un caso che partendo da questa concezione si giunga a vendere i bambini per scopi vari quando la miseria familiare è ingestibile, anziché mettere in atto delle strategie per non generare figli quando le condizioni per costruire loro un futuro non lo permettono. La famiglia è il luogo dove si costruisce o si distrugge il futuro del nuovo nato. La sua costruzione o la sua distruzione dipende dall'attività e dall'atteggiarsi dei singoli membri della famiglia rispetto al mondo circostante. La chiave per comprendere l'imposizione di considerarsi centro del mondo sta nella diade di cui abbiamo parlato nella trasmissione numero 2 del Crogiolo del Male. La diade è quella composta madre e figlio. Madre e figlio, quando il ruolo centrale della madre non è quello di costruire se stessa, ma quello di badare all'educazione del figlio. La madre specchia nel figlio l'assolutezza della propria esistenza. Il figlio è la sua ragione di essere. Senza il figlio, lei non esiste. Il controllo sul figlio è la sua ragione d'esistenza. Il figlio non esiste in quanto essere umano in costruzione, ma oggetto e soggetto dell'amore materno, essere da mettere al servizio della propria gratificazione. Questo avviene ogni volta che il divenire dell'essere umano femminile è stato stuprato e circoscritto all'interno del ruolo di fattrice al pari degli esseri animali. Il figlio è la totalità della sua esistenza, è gratificazione del suo esistere. Ricordiamo come in Cina uno degli sforzi sociali messi in atto dal regime attuale sia quello di estirpare una tradizione plurisecolare di uccisione delle figlie femmine in funzione del maschio. Così l'essere umano maschile è sempre stato predominante fin dall'arrivo in Italia del nuovo statuto di famiglia. Ricordiamo la battaglia che è stata fatta in Italia per il nuovo statuto di famiglia, fu una battaglia formidabile, vero Davis, ti ricordi? Perché ero un po' più giovane. No, dai, sono relativamente più giovane, non posso Sei ricordarmi queste arrivato cose. dopo tu? Sono arrivato dopo. Quando la moglie era proprietaria dei figli. Sai che è stata la dama bianca, no? L'amante di Coppi, Sì, a far scatenare ricordo. il dibattito? Sì, beh, più che Cioè. ricordare, conosco sempre riferito queste cose. Sì, che il Era una famoso il leggendaria. periodo del divorzio all'italiana, così. Esatto. La madre vive in funzione del figlio e il figlio deve essere gratificazione per la madre. Su questa tradizione si innesta l'imposizione sul figlio del ritenersi al centro del mondo. La diade è assoluta. Il figlio dipende dalla madre e la madre ne detiene il controllo della sua gratificazione che le permette di sopportare la distruzione della sua dilatazione nel circostante. Il figlio è il centro della sua attenzione, delle sue cure. Il figlio acquista il concetto di centralità. Ogni famiglia cura i propri figli. Mentre nella famiglia in cui i genitori sviluppano il proprio divenire, l'attività nei confronti del figlio è attività di costruzione dell'individuo, nella famiglia in cui la madre cerca se stessa nel figlio, ne distrugge il divenire in funzione della gratificazione della propria esistenza. Il figlio cresce. Deve crescere a sua immagine e somiglianza, pertanto deve costringerlo alla dipendenza in ogni sua azione che esegue. La madre ha paura dell'indipendenza del figlio. Un figlio indipendente tenderà ad ignorarla per affrontare il mondo e costruirsi. Il figlio nasce in un a priori. Questo a priori deve essere considerato in quanto l'attenzione che mette la madre per distruggere il divenire del figlio è pari alle sue necessità di promozione sociale. Il bambino viene educato a sentirsi al centro degli interessi e delle necessità della madre. Al momento della nascita, il bambino si sente parte del mondo. Non lo descrive, ma partecipa al fluire delle cose, respira le cose. Non ritiene che le cose esistano solo per lui o in funzione di lui.
accetta ogni cosa lamentandosi o discriminando quando quella cosa è in armonia con le sue sensazioni e i suoi bisogni, ma affrontando l'esistenza sempre con un atto di volontà e determinazione. La madre, per costringerlo al centro del mondo, deve agire sui suoi pianti, sulle sue sensazioni, ignorando le sue richieste e agendo in funzione di quello che lei ritiene sia il bene per il bambino. La madre pospone i bisogni e le necessità del divenire del figlio in funzione di quello che lei ritiene sia meglio per lui. Questa azione comincia dai pannolini, dalle coccole, dal primo dormire, alimentando quella dipendenza affettiva che da elemento funzionale diventa strumento coercitivo. Se il bambino vuole le coccole, deve fare quella cosa. Se fa l'altra cosa, sarà rimproverato e gli si sottrarrà l'affetto. In quel momento egli si sente sperso. La madre, per quanto lo ignora, forse per sempre, il panico lo assale quando la madre lo punisce. Il bambino non sa parlare, ma risponde con i suoi bisogni alle sollecitazioni del mondo. La madre riversa su di lui la centralità ed egli comprende come questa centralità deve essere alimentata per costringere la madre a stargli attorno. Il bambino deve costringere la madre, deve costringere la famiglia. Dall'azione della madre egli ha capito che l'affetto si dà e l'affetto si toglie. L'affetto è una merce di scambio. E quella merce deve essere garantita. Diverso il discorso quando la madre ha altri interessi sui quali riversare la costruzione della sua vita. Il rapporto con la madre non è ricattatorio, ma è funzionale a costruire la vita e il bambino non è costretto a mettere in essere quelle strategie. Ancora diverso il discorso della madre che non c'è. In quel caso il bambino mette in atto strategie diverse. Questo però è un altro caso. Il bambino costringe la madre a ruotare attorno a se stesso. Era quello che la madre voleva. Poi il bambino si identifica col padre. Freud parla di fase edipica. In realtà il bambino comprende come il padre non ruota attorno a sé. La madre sì. Ecco il nocciolo discriminante. Ecco il motivo per cui il bambino comprende l'esigenza di strategie per confermare il suo mettersi al centro del mondo, come il padre. E questa esigenza viene trasferita nella quarta fase di sviluppo, quando i ruoli acquisiti all'interno della famiglia devono scontrarsi nel sistema sociale con le relazioni interfamiliari, come negli asili nido e negli asili infantili. Là il bambino acquista la certezza delle sue intuizioni e verifica la validità delle sue strategie. Se verifica che la sua strategia è sbagliata, un po' alla volta la modificherà. Ma se riterrà che considerarsi al centro del mondo è una scelta corretta, allora la confermerà. Egli trova i riscontri nell'istruzione religiosa, trova i riscontri nell'istruzione scolastica, trova i riscontri negli altri bambini. Un attimo, scusate. In quel momento avrà due vie. Se sarà stato educato dalla madre ad essere parte del mondo, dovrà combattere per affermare di essere un dio fra dei, dei quali sentirà i fenomeni, ma sarà privo della descrizione. Se sarà educato dalla madre a sentirsi al centro del mondo, nelle relazioni interpersonali della quarta fase, quella delle relazioni esterne alla famiglia, si inserirà fra tutti quei bambini che si sentono al centro del mondo. Da quei bambini trarrà conferma della giustezza del proprio agire. Con quei bambini costruirà la strategia del pollaio. Ogni gallina sceglie la sua posizione nella gerarchia di controllo delle altre galline. In quel momento la sua strategia consisterà nel confermare il proprio ruolo, la propria centralità nell'esistenza e magari scalare la posizione all'interno della gerarchia del pollaio. Il considerarsi al centro del mondo non è un istinto innato di competitività, ma è imposizione sociale. È trasposizione strategica degli elementi che consentono la sopravvivenza sociale del bambino. Se un bambino dovesse crescere in un ambiente di boscaioli, dimostrando abilità a maneggiare un'ascia, ne trarrà approvazione e dirà: bravo, che sei mio figlio, che bella che usa l'ascia. Sarà sollecitato a continuare. Dai, prova qua, prova là. Se al contrario vivi in un sistema sociale impiegatizio e lì si vede un'ascia in mano, subito gli adulti correranno per paura che si faccia male. Oddio, hai tolto l'ascia in mano, guarda che se taglia quanto sangue. La strategia attraverso la quale il bambino costruirà se stesso
sono strategie imposte. Essere al centro del mondo significa focalizzare l'attenzione degli altri per soddisfare i propri bisogni. Significa controllare gli altri in funzione di se stessi. Questo è valido solo quando il bambino è stato privato della capacità di prendere da sé quanto gli serve per affrontare il mondo. Facciamo un esempio, per quanto possa sembrare stupido. Un bambino all'asilo nido che sa usare il cucchiaio per mangiare, davanti ad un piatto di minestra saprà come agire. Il bambino che la madre ha coccolato imboccandolo fin dal giorno prima sarà sgomento e disperato invocando l'aiuto della madre che però non c'è. Egli dovrà mettere in atto una strategia per assicurarsi la presenza della madre, ma la madre non c'è, non sente il suo pianto e la sua disperazione. Dunque, la sua strategia è fallita. Egli dovrà cambiarla e, guardando il bambino vicino o facendosi aiutare dall'assistente, dovrà mettere in atto una diversa strategia, cioè dovrà imparare ad usare il cucchiaio. Ciò che succederà dipende da quanto è stato predisposto prima. Per esempio, se l'elemento di non imparare ad usare un cucchiaio era un elemento solo accidentale, in quanto l'imparare e l'apprendere nella sua casa era comunque una cosa normale che faceva, anche se concentrata su elementi diversi, imparerà immediatamente superando l'handicap. Se l'imparare non era una costante del proprio fare, una costante della propria famiglia, si adatterà ad imparare, ma comunque metterà in atto delle strategie in quanto essere costretto ad imparare gli costruisce angosce terribili. Questa è la causa dei fallimenti scolastici di molti ragazzi, solo questa è la causa, mica altre. Le strategie saranno quelle che lo metteranno al centro del mondo e costringeranno gli altri a ruotare attorno per soddisfare le sue esigenze e i suoi bisogni. In gradi diversi e in condizioni diverse, questo fare, che rappresenta la prima azione di magia nera, tenderà ad espandersi appropriandosi di tutto il fare e condizionando tutte le sue azioni attraverso le quali affronterà la vita. Chiaramente a quel punto sarà facile vedere il Dio padrone, il Dio creatore, la volontà creatrice e tutto il resto. Questo sentirsi al centro del mondo è un elemento che si ritrova nelle gerarchie sociali in modo molto marcato, ma si ritrova anche negli strati sociali più deboli, sotto una forma diversa: diventare soggetto di carità. Questo essere soggetto di carità, che svilupperemo quando parleremo delle determinazioni nel crogiolo del male, porta a formare nell'individuo delle strategie di vita attraverso le quali costringe soggetti sociali a versargli quanto egli non ottiene in maniera diversa. Per assurdo diciamo che un soggetto, anziché mettere in atto delle strategie per costruire un sistema di vita migliore, o se vogliamo estremizzare, rubare, per esempio, appropriarsi, fare qualunque cosa, mette in essere delle strategie pietistiche attraverso le quali costringe altri esseri della propria specie a versargli delle briciole. Tale strategia otterrà tanto più successo quanto più sarà funzionale al soggetto che attraverso il versamento delle briciole costringerà altri esseri della propria specie a versargli affinché egli possa continuare a versare le briciole. In pratica, finché c'è una chiesa cattolica che distribuisce carità, che usa la miseria come un'arma sociale, la strategia di essere soggetto di carità la ha successo perché è funzionale alla strategia della chiesa cattolica. In altre parole, la strategia di essere soggetto di carità sarà tanto più adatta a raggiungere lo scopo desiderato, tanto più quella strategia riuscirà a collocarsi all'interno di strategie di controllo sociale. La strategia di essere soggetto di carità, per cui il bisognoso di aiuto che alimenta il bisogno di aiuto, sarà funzionale ad alimentare la pulsione di morte del controllo dell'individuo estendendola all'intero tessuto sociale. Il soggetto di carità affermerà che egli non è capace in quanto è e non in quanto ha costruito o alimentato un percorso di costruzione dell'incapacità. In quel momento l'uso delle determinazioni sarà funzionale alla situazione in cui il bambino costruisce il suo futuro. Questo è come si costruisce il concetto di pensarsi al centro del mondo, per cui pensare al Dio creatore, pensare al Dio padrone, pensare a quello che ti guarisce delle malattie, la bacchetta magica, il Gesù che fa i miracoli, perché se non fa i miracoli mica cazzo so io, e così via. Questo pensarsi al centro del mondo è una costruzione sociale. Nel crogiolo, questo è il primo elemento che abbiamo nel crogiolo del male,
E la prossima volta, a meno che non venga la Roberta, non lo so, a fare un confronto, parleremo del togliersi dal centro del mondo nel crogiolo dello stregone messo nei quattro canti del mondo, cioè la sua posizione. Nel crogiolo del male, invece, nella prossima trasmissione del crogiolo del male, parleremo delle determinazioni, cioè come si strappano le de determinazioni a una persona, cioè strategie sociali per strappare le determinazioni a una persona. Bene, io ho finito un attimo la presentazione e adesso cominceremo con la nostra rassegna stampa. La parte più divertente della Poi, trasmissione. Ma no. dimmi tu. Adesso cominceremo con la nostra. Scusa, poi non so se si senta così distante. Un attimo, scusate, ma ho la gola un po' secca oggi. Allora, lasciamo la rassegna stampa dove l'abbiamo lasciata l'altra volta, ti ricordi? Boom del libro per genitori, botte e cinghiate ai bebè, ve lo ricordate? È così che si fanno dei bravi lavoratori, educati, amorevoli rispetto al papà e alla mamma. Botte e cinghiate, cioè praticamente è l'espressione di chi ormai è incapace ad affrontare la vita e può affrontarla solo in quel modo. Da lì a costruire campi di sterminio, il passo è breve, cioè no? Sì, anzi è la stessa cosa, Sì, ma direi. addirittura costruirlo in casa, a Sì, questo costruire in casa, punto. sì, Do it esatto. yourself. Beh, ti ricordi le ronde di ultracattolici nel club degli scambisti? No, Non ho più sentito, è però. vero, ma c'è stato. Vediamo un attimo se ho l'appunto. Se ho l'appunto, no, non c'ho l'appunto, non ha importanza. Sono praticamente una rivista che pratica scambisti, no? Di scambisti, e cominciava bene. Anche noi facciamo le ronde, facciamo le ronde contro i cattolici. È un'ottima reazione, naturalmente noi gli facciamo gli auguri perché a noi il sesso va bene in qualsiasi forma, in qualsiasi posto, in qualsiasi misura, purché non ci sia violenza. Noi l'unica cosa che condanniamo è la violenza, giusto? E condanniamo anche chi. L'appropriazione. Sì, ma anche chi va contro la libertà altrui, Sì, quindi in ma questo l'appropriazione e caso. la violenza è quello andare contro la libertà, il piacere innanzitutto. E non fate figli, per favore, non costruite altra miseria, che ne sa così tanta. Cioè, non fate figli se non potete Sì, se non mantenerli. potete mantenerli, se non potete garantirgli un futuro, se non sapete che dovrete lavorare Insomma, per non farli per costruirli, per sbaglio. sbaglio. Insomma. Vabbè, comunque non suicidatevi se li fate per sbaglio, ecco. Ecco. O non suicidateli, ci sono altri sistemi. Suicidi fra i giovani Siuk per droga, noia e povertà. 9 del 2 1998 il Gazzettino. Beh, questa roba è un po' dappertutto, eh. Ormai loro stanno soffrendo parecchio perché i circoscritti nelle riserve non hanno più uno sbocco, cioè spesso la maggior parte ha perso la magia attraverso la quale costruire la vita. E poi gli costruiscono gli osservatori Esatto. sulle colline Beh, quello è sacre. ancora un po' più squallido. E comunque è una cosa che sta estendendo anche al nostro sistema sociale. I giovani che si suicidano perché non vedono più il futuro è quasi o meno una normalità. Non è che sia una roba strana, è in aumento feroce questo. Oh, benissimo, dalla Repubblica del 15 febbraio 1998. L'ex Rambo diventa un sacerdote. Un passo breve. Sì, beh, ma infatti questo qua correva i 100 metri in 10 secondi e poco più, insomma. Non è solo il passo, cioè non c'è nessuna In differenza. breve di così il passo. Ha partecipato anche alla staffetta con Mennea negli anni 70, era un guardia di finanza, una specie di testa di cuoio, da quello che ho capito, dopo magari fermo le battutine sulle teste di cuoio. E questo qua è un ex Rambo, diventa sacerdote, ma guarda che non c'è nessuna differenza, lui ha continuato a fare esattamente quello che faceva prima, né più né meno, eh. Lui ha continuato a fare esattamente la stessa e identica cosa. Non so, qui, ah, forse l'altro è scattato, sì. Boh, vediamo un attimo. A Roma, dal Gazzettino del 14 febbraio 1998. Sulle tavole il pane del giubileo. A Roma si attendono 24 milioni di pellegrini. Ti ricordi quello che ha detto? Ma io ti ho visto in chiesa, c'è quell'imbecille che ogni Sì. tanto telefona. Io ho delle fotografie di una chiesa che sono stato a vedere recentemente. E ho fatto delle fotografie interne a una chiesa proprio perché una delle cose che dovrò chiedere la restituzione, se mi permettete, è quello di tutte le pietre sacre pagane. E questa chiesa è una chiesa costruita, è San Leo, perché è la rocca di San Leo, no? Questa chiesa. E hanno saccheggiato e distrutto il tempio di Giove Feretrio
E gli hanno portato via tutte le colonne, e prima o dopo queste andranno Ma restituite. come tutte le chiese costruite sopra il Mitreo, Sì, Santa Sofia qui a pronto. Padova è costruito sopra il Mitreo. Sì, ma infatti dovranno restituire tutte. Beh, io non so Le se sono in cosiddette che grado. poi hanno spacciato per catacombe cristiane, Sì, poi c'è stata quindi anche questa Mitra, leggenda. sì, ma E invece era infatti. un E il Mitreo, Mitreo, cioè, sì, erano certo. catacombe pagane Ma infatti erano queste. i cristiani all'epoca di Nerone erano pochissimi, cioè loro hanno avuto pochissimi martiri. La quantità maggiore di persone state ammazzate da Nerone erano quasi tutti mitrianici, perché era la legione maggioritaria che andava per estensione, no? 24 milioni di pellegrini attesi a Roma, eh? Vabbè, quando ritorneranno le cappelle dei Lari al posto delle Madonnine agli incroci, allora magari ne discuteremo. Ma intanto non abbiamo pazienza, non c'è problema. Noi non siamo esosi, vero? E poi gli garantiremo sempre di seguire il loro culto. Non faremo come quell'urido maiale di, come si chiama? L'ex vescovo di Milano, Ambrogio. Ambrogio. Quello che fece la lettera contro Simmacco perché non, per impedirgli di Ambrogio. seguire Ambrogio, sì. Di seguire il proprio culto pagano. Noi consentiremo ai cristiani di seguire il loro culto. Mi sto un po' montando la testa, Sì, eh. sì, sì. Però Però è carino, dai, si è carino, è vero. scherza, dai, se non ci resta almeno in questo modo. Del resto anche Mago Telma parla così, no? E assieme a Mago Questo. Telma anche Votiva. Sì, vero. Anche Votiva parla così. E Sì, infatti non sono molto diversi. si vestono allo stesso modo, penso che abbia lo stesso sarto. Dici? Sì, a colpo d'occhio. Vabbè, l'esorcista parlerà a Satana in italiano, il Gazzettino 12-2 del 1998. In dialetto, non sta bene in dialetto. Ma neanche in latino, cioè, parlare in una lingua a ciò che non esiste veramente è una cosa allucinante, aberrante. Comunque, ognuno si faccia la sua. Vediamo un attimo. Pronto? 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 Cosa? Dimmi. Ti che te rimpiangi, oh, no, Mitreo. Ma sai tu che non esiste mia? Cioè, Davvero? non Bene. esistono i suoni. Va bene. Ah. Va bene. Se tu affermi questo, io te lo lascio dire, vedi, non ti brucio neanche. Bon, ecco, tanto sono senza. Va bene. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Noi glielo lasciamo dire. Dunque, lui Sì, che dicono tutto quello che a me di Mitreo vogliono. più di non me ne frega niente. Cioè, questa è una Ma cosa che. sì. Giove, Senti, poi chi si tenga, no, no, chi si tengono anche Quo Vadis, no, ma no, chiariamoci una cosetta. Giove è il cielo, è la coscienza del cielo. Ora, che uno riesca a vedere il cielo come coscienza, che lo veda come materia, ha sempre un cielo sulla testa. Se poi percepisce la sua coscienza o non la percepisce, questi sono affari suoi. Comunque respirerà sempre Giove e trasformerà Giove e sarà comunque parte di Giove. Che ne sia coscienza, che ne sia cosciente o che non ne sia cosciente, lui respirerà sempre Giove, Zeus, Ra, cioè no, Ra, è comunque tutto quello che è il cielo. Pronto? Ciao, dimmi tutto. E niente, pensavo che grosso modo la colpa è sempre della mamma se alleva male i figli, chi diventa oggetto in qualunque difetto, in più o in meno, è sempre la mamma, Eh secondo sì, quello che mi aveva spiegato. certo. E invece mi penso Ma ti è al Freud, presente che anche la mamma è stata. eccomi, no, sa che dica, che Sì. pensomi che ogni soggetto ha un carattere. Esiste il bene, esiste il male perché l'esiste, esiste la cattiveria, esiste la bontà, e che se quello che si diverte sadico a fare del mal, torturare la gente, e qui è la sua natura che viene, non credo che la mamma che Ma insegna, guarda. vara che ti gada a torturare per essere No, no, contento. ma guarda che quello che distruggeva il bambino, se tu hai sentito quello che ho detto io, è proprio l'amorevolezza, il bisogno di amore che ha la mamma assoluto rispetto al bambino, non Ho il fatto di capito che ti fare del dice roba male. inversa. E che diremo che la mamma vorrebbe tenersi il figlio tutto per sé, Esatto. insomma, Renderlo mi dipendente. vedo, secondo me, vedo che no, questa roba non è valida, No, non è è vero che valida nel senso che. da 30 anni a questa parte le cose sono molto cambiate, questo è vero. Ecco, mi non vedo che. Ah, mio figlio ha 42 anni, non ho mai avuto pensiero di dominarlo, anzi, ho sempre cercato il cammino a queste gambe perché.
E obbligata a vivere la sua vita questo bambino. Ma guarda che negli ultimi 30 anni le cose sono molto cambiate. Va bene, mi te parlo appunto ancora più in drio, ora ti dico, che secondo me, ecco, l'amor che ti dà al figlio non è in senso che si deteriora l'anima del figlio, lo spirito del figlio, o perché a mamma vuoi che il figlio sia, i rari casi che si specchia sui figli, se no una persona equilibrata neanche non che pensa. Persona qui brata e bambino queste piace far così grande il becchino fa il becchino, ecco perché qui ho stesso destino, non si può far, diremo in zia Venezia, fare un asino per forza, non si può. E ora mi dico che qui ho che secondo me anche secondo certe cose di Freud esagerate, e dar sempre a colpa è colpa è colpa, no, mi dispiace tanto. Qua ognuno se tolle le sue colpe, perché una persona se è adulta ragiona con il suo cervello, sa quello che ha da fare e quello che non ha da fare, non può portarsi di una tara di quello che gli ha insegnato, no. Perché ora se non è la nostra testa non è mai la nostra sua, ed è sempre condizionata. Sarebbe come i pagani dai cristiani, a un certo momento anche se uno gli ha fatto lavaggio del cervello, però quel diventa adulto e che ragiona con la sua testa e che vede, dice quasi sbagliare e quasi sbagliare. Comunque ho capito, ecco, il tuo concetto lì. No, io ti rispondo, non per radio, non stanno né altre mamme puarine, va bene, perché neanche che modal si ha i nostri fiori e purtroppo per chi sia felici, purtroppo è vero, ma no, proprio per chi sia felici che dà col mio fiano, no, perché il vaga a fare del male o che il viva con rimorso, con va mio. Bene, sempre il fiano che demo per chi sia felici, va bene, ecco questo dico, ciao ciao. Allora, l'amica Lili ha precisato un aspetto abbastanza importante. Cioè, io nel crogiolo del male non metto quelle cose che sono aberranti. Non dico che la madre insegna al figlio di picchiare gli altri, di comportarsi male. Il crogiolo del male è la costruzione dell'individuo. La madre non è che costringe il bambino a comportarsi male, ma la madre taglia il bambino le sue determinazioni, cioè la madre stessa non sa nemmeno quello che fa. Questa è la cosa grave. Perché ho detto che ci sono invece alcuni casi che non sono così? Perché esistono delle donne, esistono tantissime donne, ma il processo è andato in accelerazione in questo secolo, che si sono prese nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, nel senso che andava fuori a spaccare la faccia se uno faceva delle robe non buone, cioè determinavano l'esistenza, chiedevano giustizia, volevano che le cose andassero meglio. Donne hanno fatto delle lotte di fabbrica, hanno fatto delle lotte per l'aborto, hanno fatto delle lotte per il divorzio, hanno fatto delle lotte per la trasformazione sociale. Queste donne nel figlio non vedevano l'oggetto su cui, non erano gli angeli del focolare che devono scaricare le proprie tensioni sul figlio, ma erano delle persone che determinavano se stesse, e al figlio gli insegnavano a determinare se stesso, a pretendere la giustizia, a pretendere l'oggettività e non a sottomettersi a un'altra volontà. Chiaramente questo processo è andato via via espandendosi, mentre una volta quasi tutte le donne vivevano in casa, erano angeli del focolare, per cui tagliavano le determinazioni del figlio. E il processo invece che i figli sono ribellati, un po' per un modo, un po' per l'altro, molte madri hanno favorito questo. Io non stavo parlando di azioni malvagie del tipo uccidi uno, spacca le gambe, spacca le teste, parlo di cose ben più minime, ben più piccole, che però sono infinitamente più grandi, perché sono quelle che costruiscono le trasformazioni della persona. E poi tu mi dici che le madri lasciano l'anima per il figlio, se fanno in quattro, eccetera. Sono perfettamente d'accordo, però gli lasceranno tanto più l'anima per il figlio, tanto più esse troveranno la propria realizzazione sul figlio. E ti dirò che esistono sia madri che dei figli non ne frega niente, c'è solo una fregatura, un intoppo, ed esistono madri, io l'ho visto in certi filmati, che sono portati i figli in sue spalle per centinaia di chilometri. Cioè in Africa vede trasmigrazioni, cazzo, le donne c'hanno i figli sulle spalle, per cui non è che io critico questo o abbia qualcosa da dire su di questo. Ogni civiltà e ogni cultura deve difendersi comunque se stessa. Pronto? Sì? Ciao, sono Susanna. Ciao Susanna, dimmi tutto. Volevo farti una domanda, comunque la signora di prima mi ha un po' anticipato. Dimmi. Volevo chiederti, riguardo all'educazione del bambino, voi avete affermato che il bambino impara ad ottenere ciò che desidera mettendosi al centro dell'universo, cioè al centro del mondo, no? Se viene educato a farlo, sì. Sì, sì.
Qual è la causa del delirio di onnipotenza? Perché questa volontà di controllare tutto e mettersi al centro? È estremizzazione di questo. Qual è la causa di questa estremizzazione? Questa magari, no, parlo adesso, magari mi riferisco a fenomeni di, cioè a cose successe, cioè sì, sì. Per esempio film psico, psycho, oppure certi serial killer, ecco. Quello, guarda, ti rispondo per telefono? Sì, sì, beh, oppure come vuoi. O per radio? Ti sì. rispondo per radio? Sì, sì, sì. Ok, dopo eventualmente mi richiami. Sì, ciao. Allora, esistono due cose da dividere. Esistono intanto tutto quello che sono gli effetti delle fobie, cioè risposte a fobie, no? Che vengono inserite a paure infantili, cioè, per cui esistono delle risposte e degli adattamenti particolari, e questi sono estremizzati, cioè sono dei comportamenti estremi, e questa è una cosa su cui non volevo più di tanto parlare. Per quanto riguarda il delirio di onnipotenza, il fatto di essere potenti, e se quando l'essere al centro del mondo, cioè considerarsi al centro del mondo, non viene mediato dall'insieme del sistema in cui si vive, cioè beh, ma insomma un fio all'asilo nido, è lui che tenta di imporsi, ma c'è anche gli altri che tentano di imporsi, c'è questo gioco che viene un po' a costruire bene o male un equilibrio. Esistono invece dei momenti, delle strategie, perché il bambino è un po' più furbo, perché il bambino sa usare determinati strumenti, che tende ad impossessarsi degli altri e cresce con l'ottica di impossessarsi, cioè l'unico scopo della sua vita è quello di impossessarsi degli altri. Chiaramente se in alcune situazioni questo gli riesce, ma questo vale anche per spacciatori di eroina, vale anche per mafiosi, vale anche per banditi, come vale per gente come Hitler, vale per gente come il Papa, insomma. Cioè, questi deliri di onnipotenza non è altro che delle strategie di mettersi al centro del mondo che vengono estremizzate, cioè che riescono ad avere il fine. Quello che magari voleva fare la strategia di onnipotenza, che era fatto il prete, invece l'unica strategia di onnipotenza che si è riuscito a fare è quello dei daghi da maiale, i moretti in Africa, alle tribù africane, chi muore di fame, e ci appara a patoni quello che magari gli porta via un panin. Allora quello è un delirio di onnipotenza, è lo stesso di Wojtyla che organizza la mafia contro le donne perché non abortiscono. Cioè i deliri di onnipotenza sono uguali, però i modi di esternarli, i modi di vivere, i modi di partecipare dipende dalla riuscita delle strategie di vita, cioè come questi deliri sono imposti nella vita. Cosa dici, Davis? Cioè non è che devo aggiungere molto qui, no, se vuoi parlare di casi estremi, poi sì, no, sarebbe meglio neanche non parlarne, per esempio il caso di Psycho, l'ha citato da lei, cioè Ed Gein. Non lo so, non è neanche proprio tanto un caso di onnipotenza, per esempio il caso di Ed Gein. È appunto il serial killer da cui si è ispirato stesso Hitchcock per trarre Psycho. Appunto è un serial killer degli inizi secolo, già metà secolo, chiamato Ed Gein. Proprio leggendo così di questi casi, lo stesso Hitchcock si è ispirato e ha tratto il caso. Non so se anche lì si possa parlare di onnipotenza, sono dei casi di limite, ecco. No, ma più che impotenza, sono effetti da paranoia. So benissimo. Paranoia più che altro. Che il caso di questo qui è proprio cresciuto, soggiogato sì della madre, soggiogato la figura femminile, ma... Comunque questi sono vere e proprie sono patologie queste, cioè io... Insomma in ogni caso si può ribadire questo, lasciando perdere le patologie perché poi ci perdiamo, cioè noi diamo tutti per scontato di nascere su ambienti neutri, sembra quasi parlando con la gente che lo stesso fatto di parlare come una lingua come l'italiano, dove il verbo essere al centro, sia neutro, è così, non incide niente, il bene e il male esistono proprio così, e non è vero, perché quello che è bene da noi, da qualche parte è male. Esistono delle forme relative, no? Che poi non è una questione di essere neutro o non essere neutro, è proprio una questione di affrontare la vita, cioè gli strumenti che ti dai per vivere, questo è l'essenza. Il crogiolo dello stregone ha lo scopo fondamentale di costruire l'atteggiamento della persona rispetto alla vita proprio per liberarsi dall'essere in ginocchio, dall'essere sottomesso, proprio dall'essere al centro del mondo. Cioè che c'è un elemento, togliersi dal centro del mondo che è fondamentale, se lo leviamo cade tutto il crogiolo dello stregone. Chiaramente esistono strategie sociali, esistono strategie educative che invece costringono le persone
a mettersi al centro del mondo, cioè a considerarsi al centro del mondo. Chiaramente quelle strategie hanno dopo sviluppi diversi, cioè le situazioni che incontri all'interno delle quali parte, anche, quelle strategie sono diverse. Ma anche situazioni dove non si pensa che ci sia il controllo sociale, c'è la socialità. Sì, sì, ma infatti, cioè, infatti perché non... C'è un fatto privato, è utopia, non ha luogo. È vero. Infatti io ho evitato proprio di circoscrivere a fatti personali, a questioni particolari. Ogni tanto ne tirerò fuori qualcuno, vedremo. Ma sì, ma anche quando tiriamo fuori casi personali, cioè se rientrano nella socialità. Esatto, perché un vero fatto, un vero fatto privato sarebbe anche incomunicabile. Sì, sì, ma perché tutto viene mediato, e se è mediato automaticamente diventa sociale. Cioè, l'unica cosa che possiamo dire di diverso in questo concetto è quando la madre tenta di imporre se stessa fuori dalla famiglia, fuori dalla diade madre figlio. Cioè la madre ha tanti interessi, fra gli altri interessi ha quello anche di crescere il figlio. Allora c'è anche un padre che ha tanti interessi, fra le altre cose anche quello di far crescere il figlio. E allora il figlio cos'è che impara? Impara di essere parte degli interessi, non è il centro degli interessi. Si capisce le molte direzioni, esatto. E molteplice, esatto. E non semplicemente, esatto, l'unica direzione. Molteplice, questa è la risposta anche giusta. Cioè si capisce che se sei parte di un mondo... Cioè, tutti noi diamo ai nostri figli ciò che noi siamo, ma è proprio ciò che noi siamo la centralità dell'educazione. Cioè l'accento sul fatto di educarsi, sul fatto di crescere, non va messo sui figli che devono crescere, devono essere educati. Questo è un concetto cattolico. Ma è l'individuo adulto che deve continuare a educarsi all'infinito, continuare a crescere all'infinito. E il bambino cresce come parte di questa crescita. E a lui, a propria volta, lui coltiverà in suo figlio di essere parte della crescita. Cioè, cambiamo insomma centralità. Comunque chi vuole cambiare visione dei bambini si legga Lacan e non vedrà mai più i bambini con gli stessi occhi. Io non ho letto Lacan, insomma. Questi piccoli peste terribili. No, ma in effetti è vero, tu pensi che stai addestrando una persona che cresce, cioè lui in fondo è volontà e tu devi piegargli quella volontà. Tu gli pieghi quella volontà e lui reagisce, cioè ci sono delle strategie di reazione. Perché, per cui tu non riesci a capire perché tu che sei creato all'immagine di Dio, lui non fa quello che tu gli dici, che tu sei immagine e somiglianza di Dio. E in quel momento, cavolo, lo stai stuprando. Cioè, questo non ci si rende conto, che i bambini, cioè, con le carezze, con un cambio di pannolini, con le coccole, si stuprano i bambini. Cioè, si tagliano i bambini la loro possibilità di divenire nell'eternità. E la bambina deve fare sempre il gioco dello gne gne, invece il maschietto deve smettere di farsi la pipì addosso già a 3 mesi. Sì, infatti è assurdo. Perché un maschietto non può farlo, però la bambina può farsi la pupù addosso fino a 2 anni. No, è veramente allucinante questo. Vabbè, speriamo di essere stati abbastanza chiari. Vediamo un attimo qui. Quando l'Europa rapì i neri, la mancanza totale di luce faceva parte delle tecniche di produzione. Qui i neri catturati da altri neri venivano trasformati in schiavi. Si provvedeva a rimbambirli, selezionarli, a stoccarli, marchiarli, battezzarli, per poi spingerli su uno scivolo di pietra che li settava nelle piroghe giù di sotto. Però erano battezzati. Pronte a far, a fare la spola con i vascelli da riempire all'ancora nel mare di fronte. Era l'Europa, unita e cristiana, a far tutto ciò. Questo è un articolo da La Repubblica del 12 febbraio 1998. Che l'Europa rapì i neri e li portò in America a farli lavorare come schiavi. Ma la prima schiavitù non era quella del lavoro, la prima schiavitù era quella religiosa. Cioè bisognava stuprare l'anima e lo spirito di queste persone. Era religiosa e sociale, quindi. Certo, è sociale, con tutto quello che comportano. Cioè il sistema religioso è parte integrante del vivere sociale. Non esiste un vivere sociale fuori dal sistema religioso, perché precisiamo una cosa: religios significa, è una parola solo latina, non è greca, non la troverete in nessun'altra lingua, e significa legarsi o legare a, cioè l'uomo che si lega al mondo che lo circonda, che si lega, è il divino dell'uomo, del singolo essere umano che si lega al divino che lo circonda. Non esiste questo in nessuna altra lingua, per cui la religione pregna la vita, pregna la quotidianità. Se tu strappi la religione a una persona, gli strappi la quotidianità. Vediamo. Pronto?
Claudio? Ah, sono in trasmissione, Anna, dai. Sta attento, che ora voglio venire lì? 4:30, 4:40, dai. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Vabbè, non lo fai anche sto fotocopiatore. Devi fare no, c'è bisogno di un favore, no. Non... Va bene. Comunque questa è l'attività della Cristiana Europa. La Cristiana Europa trasforma degli esseri umani in schiavi, ma non tanto per il lavoro, perché al limite dice vabbè, io c'è pari a farti lavorare come bestie, che cani, che assassini. Che... Magari no. Vivevano in posti che erano dei paradisi naturali, con le... allungavano a mano su un albero, prendevano il frutto, no, devi lavorare. Qui la schiavitù del lavoro è aberrante, ma la schiavitù dell'anima, la distruzione... ma la schiavitù del lavoro è sempre di matrice biblica, eh? Sì, sì, è biblica. È biblica, non la trovi biblica. In tutte le culture. Beh no, ma la trovi un po' dappertutto, no? anche i rapporti non... a Roma, i rapporti... Cioè la schiavitù servile era molto, cioè era un modo di essere dell'antichità. Sì, ma non era diffusa che tutti dovevano lavorare, ogni uomo no. Deve. Fa conto che anche Roma aveva tutta una serie di valori di sfogo, no? Tipo i Saturnali, dove esistevano di schiavi, venivano serviti a tavola dai padroni, cioè i padroni si ricordavano cosa voleva dire fare lo schiavo, insomma. Oppure non so, la festa di Vesta, dove gli animali venivano incoronati. Oppure il tempio di Feronia. C'era un modo di relazionarsi col mondo esterno totalmente. C'era un modo di relazionarsi con l'esterno diverso, esatto. E anche lo stesso fatto del lavoro era visto in modo diverso. Infatti, ma non c'era il lavoro come sofferenza, come tu devi. Il lavoro visto alla veneta quasi, per capirsi. Facciamo un esempio. C'è il tempio di Pudicizia, no? Pudicizia a Roma. Questo tempio della Pudicizia possono accedere soltanto le donne patrizie. Una donna patrizia sposa un plebeo. Gli viene interdetto l'accesso al tempio. Cosa fa questa donna? Costruisce il tempio a Pudicizia Plebea, cioè eleva a dignità una cosa che non era pensabile. Pensate adesso, fa una cosa del genere nel cattolicesimo, cioè è una cosa veramente impensabile. Perché questo? Perché lei si sentiva Pudicizia, per cui lei perché doveva rinnegare di essere Pudicizia perché aveva cambiato campo sociale? Cioè non aveva nessun senso, capito? E la sua ribellione stava quella di costruire un tempio, cioè di far costruire un tempio alla Pudicizia plebea. Ed è uno degli episodi più importanti, diciamo così, della, cioè la religione è comprensibile quanto, nell'ambito. Esatto, è quanto io sento nel mondo, non quanto dal mondo mi viene imposto. Mentre nel cristianesimo è quanto dal mondo ti viene imposto. Comunque, vabbè, qui stiamo un po' svicolando, torniamo invece sulla... Torniamo sulla segna stampa, sì. Oh, a proposito. Allora... Adolescenti più felici e abulici. Le fasce di età che vivono con mamma e papà, a proposito del sentirsi al centro del mondo, che dopo la fin fine la madre non fa altro che essere al servizio del figlio, cioè vive in funzione del figlio, per cui alla fin fine chi perde, perde il figlio che non riesce più a costruire il futuro, ma la madre che perde se stessa, cioè ormai diventa schiava, serva. E abbiamo le fasce di età attraverso le quali gli adolescenti stanno, cioè i ragazzi, gli uomini, ragazzi, penso si sa più bene quasi l'età da uomo o da ragazza, ragazzo di 35 anni. Un ragazzo sì. Di 35 anni. cioè, è folle, ma no? Più che altro forse deve essere vincolato appunto sempre al famoso contesto sociale del lavoro, quindi un ragazzo di 35 anni è tale se magari disoccupato oppure fa un lavoro servile, qualora il ragazzo di 35 anni avesse un'attività sua, non so, un avvocato, un libero professionista, il signore. Già. Allora, fra i 18 e i 19 anni, io sono un adolescenti, ragazzo. Tu sei una... fra i 18 e i 19 anni, fra gli adolescenti, nel 1996, in casa con i genitori adulti c'era il 98,1%, mentre invece nel 1990 era il 96,8%. Nella fascia d'età che fra i 20 e i 24 anni, nel 1990 erano in casa con i genitori il 79,6% di adolescenti. Nel 1996 sono saliti all'88,4%. Nell'età compresa fra i 25 e i 29 anni, nel 1990 erano coi genitori il 39%. Oggi, nel 1996, sono coi genitori il 54,1%. Per cui sempre meno gente che va fuori di casa, ci sono sempre più figli che stanno a casa con i genitori. Sì, non è neanche tutto spiegabile col fattore economico, perché no, ma infatti, ti stringi la cinghia e vai... No, è proprio la dipendenza psicologica, la fase portante. E poi abbiamo i suicidi, la piaga dei suicidi, abbiamo visto i suicidi nei Sioux, nei ragazzi indiani d'America.
Vediamo un attimo, i ragazzi e le ragazze nell'anno 1991 si sono suicidati l'11,6, 15%, ma secondo me per mille. Poi bisogna vedere anche quanti suicidi passano come incidenti o cose simili. I ragazzi l'11,6% e il 3,8% le ragazze, mentre invece nel 1996 i ragazzi sono saliti al 23%, secondo me è il 23 per mille, comunque vabbè insomma. 23,0% e le ragazze il 7,6%. Tutti e due i dati sono più che raddoppiati. E questo è il gazzettino del 12 febbraio. Sembra che me è troppo alto, 23%. Sì, anche eccessivo, sì. Forse per mille, non per cento. Sarebbe una piaga veramente di quelle... Sarebbe eccessivo, sì. Di quelle bibliche, proprio? Bibliche, sì. No, ma infatti è sbagliato il dato qui messo. Secondo me è dato per mille. E la notizia del giovedì 12 febbraio 1998 sul gazzettino. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Allora, diceva Nietzsche, no? Sì. La verità è tremenda perché fino a oggi si chiamava verità la menzogna. Allora, io chiedo a voi, chi è Dio e dove si trova? Allora, non esiste e non c'è. Prego? Se ti riferisci al Dio creatore... No, non sto parlando di Dio creatore. Di Dio che è ognuno di noi, cioè di quello che noi non... quando non riusciamo a, come posso dire, a dare una spiegazione a una cosa, si dice Dio. Quindi io chiedo a voi chi è Dio e dove si trova. Beh, va bene. Quando non riesco a dare una spiegazione a una cosa, non do spiegazione? Sì, perché dare spiegazione a una cosa se non riesci a spiegarla? Devo inventarmela? Allora esiste Superman, l'ha fatto Superman. No, beh, la risposta bisogna dare un po' più seria, insomma. Ma non capisco, ma la domanda no, è... una domanda così, diamo una risposta seria. La domanda non è seria. Vabbè, ma scusa un attimo, lei ha effettivamente un problema, sta dicendo a sto punto, dove sta Dio e chi è sto Dio? Allora, il Dio è quello che è dentro tu, ed è quello che è dentro ogni essere, ogni coscienza, prima di tutto. E non lo trovi come oggetto esterno, lo trovi soltanto chiamandolo, risvegliandolo dentro di te. Vediamo un attimo, dopo continuo. Pronto? Sì, scusa Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio, ciao. Come si chiama? Davis. Ciao Giampaolo. Davis, ciao. Mi è venuto in mente un qualcosa adesso che riguarda finché noi altri non cominceremo a essere liberi da tutto e a pensare con la nostra testa, sia pur anche sbagliando, direi, perché nel momento in cui io voglio sbagliare consapevolmente, sbaglio sul mio, faccio un errore che riguarda me stesso. Quando mi aggrappo a qualcun altro, c'è il pericolo che l'errore si raddoppi, si sommi al mio. Certo. Ecco. E leggevo un libro anche, ho terminato di leggere, e venne chiamata Due Cuori, non so se l'hai letto, che riguarda gli aborigeni dell'Australia, scritto da una dottoressa americana che si è data da fare appunto per gli aborigeni depressi, quelli che sono un po' emarginati, diciamo, che si lasciano volontariamente annientare, diciamo. Pensa che hanno la capacità, quelli che vivono nel deserto, anche di vivere 100, 120, anche 130 anni, a proposito che loro non vivono, vivono poco e qua e là. E pensa che quando decidono di andare nel deserto, a quell'età magari decidono di farla finita, in due minuti si lasciano morire. Sembra una barzelletta, vero? Ecco, hanno questa capacità che, per naturalmente, se la racconti a qualche nostro saputone, ti dice ma sono panzane, sono storie, addirittura hanno negato che esistano ancora degli aborigeni, i nostri cosiddetti civili, mi spiego? Hanno negato che ci sono ancora delle persone indipendenti che non hanno accettato la nostra civiltà, cosiddetto fra parentesi. Adesso addirittura sto leggendo un libretto lì, come un selvaggio vede i cosiddetti civili, degli indiani d'America, degli aztechi, e non ti dico cosa, che denunce vengono fuori, ma così spontanee, così vere, che non, guarda, veramente mi rendo sempre più conto che la capacità che ha uno proprio istintivamente e naturalmente di
prendere dalla natura e dalle circostanze qualcosa di meraviglioso. E la forza che uno riesce ad accumulare dentro se stesso nel Tantien cosiddetto, come chiamano anche gli orientali, proprio a livello intestinale, diciamo, no, a livello del campo del cinabro qua dentro, più uno comincia ad autosuggestionarsi, sì, l'autosuggestione può essere negativa ma anche positiva talvolta, sì, sì. Perché l'autosuggestione può farti ammalare, giusto? Certo. Ma allora può anche farti guarire o no? Non so. Cioè, nel senso, comunque può eliminarti i sintomi. Io ho delle piccole prove, sempre fatte su di me, quindi valgono molto poco, sai, perché tanto non le posso o non le voglio dimostrare, perché a certi saputoni non mi sottoporrei proprio ai ferri di certi saputoni, proprio perché non lo voglio fare, anche se ho già dei riscontri miei personali tangibili, va bene? Va bene. Ecco, ma tanto per incoraggiare anche gente, cominciamo veramente a credere un po' meno ai saputoni e cominciamo a ricercare in noi stessi un qualcosa, vivendo in mezzo alla natura, siamo in tutt'uno con essa. Va bene. Non vorrei continuare ad andare oltre perché sono prolisso altrimenti. Grazie molto. Ciao, grazie a te. Ciao. Rispondiamo ancora all'amica di prima, anche se Giampaolo gli ha dato già un po' di risposta. Il Dio che abbiamo dentro, noi quando lo cerchiamo, cioè quando anche un apprendista stregone cerca il potere, no? È come quando hai in mano una cipolla, no? Cioè va alla ricerca del potere interno, dell'essenza della cipolla e comincia a levar via le foglie della cipolla. Allora una persona dice, cazzo, comincia a vedere dov'è il mio Dio, no? Dov'è il mio Dio dentro di me? Ma mentre fa questa ricerca, lui ha sempre la cipolla in mano, cioè lui il Dio ce l'ha sempre davanti ed è sempre se stesso. Per cui la ricerca del Dio che abbiamo dentro è solo una ricerca che non fa altro che alimentarlo. Nel momento stesso in cui noi diciamo andiamo alla ricerca del Dio che abbiamo dentro, cioè sviluppiamo il Dio che abbiamo dentro, alimentiamo il Dio che abbiamo dentro, di fatto soltanto questo proponimento sveglia il dormiente, cioè sveglia il Dio che abbiamo dentro e dice, oh Coco, io ti sto cercando, e il Dio che abbiamo dentro non fa altro che guidare la nostra ricerca proprio per alimentarsi. Cioè, ma in quel momento noi siamo sempre davanti al Dio che abbiamo dentro, perché siamo noi stessi, cioè siamo sempre noi stessi. Il fatto che noi andiamo anche in mondi della percezione o facciamo delle cose che riteniamo magiche, la magia di quelle cose la possiamo fare soltanto nella misura in cui pratichiamo il nostro vivere nella società di tutti i giorni, cioè nel sistema di tutti i giorni. Quando mi ha telefonato una volta una ragazza, no? Mi ha telefonato dicendo che lei aveva assistito alla morte di un suo parente, di qualcuno che conosceva, adesso non mi ricordo esattamente bene, e che al momento della morte ha sentito questa forza che si alzava, che come la salutava, questo, e in quel momento lei ha capito che esisteva qualcosa oltre la morte. E da quel momento lei, che era atea, ha detto è andata in chiesa. Bene, se lei ha potuto sentire questo, cioè ha potuto praticamente sentire il fatto che uno stava morendo e stava partorendo il proprio corpo luminoso, lo ha potuto fare per tutta la vita precedente, per le scelte precedenti che aveva fatto a quel momento. Cioè quello che lei aveva fatto fino a quel momento aveva costruito lei stessa e aveva costruito la sua sensibilità. Nel momento stesso in cui lei ha detto ma mi go sentio, che c'è una vita oltre la morte, che c'è qualcos'altro, e è andata in chiesa e si è messa in ginocchio, lei ha costruito l'inizio della distruzione della propria sensibilità, cioè ha costruito l'inizio della distruzione di se stessa. Anziché continuare quello che aveva fatto fino allora, che gli aveva permesso di sviluppare la sua sensibilità, e naturalmente con la sua sensibilità aveva svegliato il dormiente, aveva svegliato il Dio che aveva dentro, lei ha ucciso il Dio che aveva dentro mettendosi in ginocchio, perché sicuramente oltre la morte c'era qualcosa e sicuramente doveva esserci, fra virgolette, questo lo dico io, una specie di promessa divina. Per cui lei con queste azioni, cioè con questa sensibilità,
attraverso il suo condizionamento educazionale, ha distrutto le proprie trasformazioni. Ma attraverso il condizionamento appunto educazionale, esatto, antropologico, sociale, esatto, culturale. Esatto, lei ha costruito... Perché avvertire questa sensibilità, avere questa spiritualità, e per forza identificarla con dei canoni, esatto, precedenti... Beh, ma scusa, anche tutta la stregoneria gnostica è stata distrutta per questo. Cioè, quando gli gnostici sono andati all'inizio dell'universo, non hanno trovato il Dio creatore. Accidenti, fanno che avevamo più il Dio creatore. Non lo troviamo, non c'è. Cosa facciamo? Ci inventiamo lo Dio sconosciuto. No, il Dio sconosciuto, quello di Atene, quello è un'altra cosa. Il Dio sconosciuto degli gnostici. Il potere, come si chiama? Absconditus. È il potere nascosto, cioè il Dio nascosto che ha creato sicuramente l'universo. Ma se è così nascosto che mi non lo trovo. Cioè, questi qua, anziché dire, boh, arrivo fin là. Là non c'è il Dio creatore, non c'è coscienza creatrice, basta che mi guarda attorno e la vedo, perché basta guardarsi attorno per vederla. Ha detto no, sono me che non sono bom, ma lui sicuramente esiste. No, ma è anche un atto di superbia, se ci pensi proprio, la classica ibris, che era l'unico peccato concepito, ibris, superbia, è un termine greco, che era l'unico veramente peccato concepito nell'antichità pagana greca. Cioè, la superbia. Pronto? Buongiorno. Ragazzi. Buongiorno.